La Chiesa Cattolica celebra oggi, 8 dicembre, l'Immacolata Concezione, concetto riferito al concepimento stesso della Vergine in seno alla Madre Anna, avvenuto senza peccato. Maria è l'unica del genere umano a essere nata senza il peccato originale, da qui il suo status di Immacolata Concezione. Questa tesi, affermatasi nel Medioevo, è stata da sempre oggetto di querelle tra gli ordini religiosi, creando vere e proprie fazioni di chi negava l'effettiva veridicità di tale rivelazione come i domenicani e chi la sosteneva come i francescani. Dopo secoli di ratifiche, solo nel 1854 Papa Pio IX, con atto ufficiale, riconosce effettivamente l'Immacolata come dogma cristiano. Il MAT, in origine sede dell'ex complesso conventuale di San Francesco d'Assisi, conserva tuttora nella sua area claustrale un'effigie raffigurante la Vergine nella tipologia dell'Immacolata Concezione. La statua in pietra, disposta oggi su un basamento sul lato destro del chiostro, era in origine posizionata al centro di esso e rappresenta la Madonna Immacolata in atteggiamento misericordioso e nell'atto di calpestare la testa del serpente, come ad indicare la sconfitta del peccato. La scultura venne collocata in situ il 28 maggio 1950 su commissione delle Figlie di Carità, ordine religioso nato su ispirazione di San Vincenzo dei Paoli e dedito soprattutto alla cura dell'infanzia e degli orfani. La cerimonia venne celebrata solennemente con la benedizione impartita dall'allora vescovo Francesco Orlando, come attestato dalla lastra lapidea che si può tuttora ammirare all'interno dello stesso chiostro.